Diciamo che anche la temperatura non ci ha aiutato questa settimana, che ci ha portato a lavorare fuori città, però non è un problema. Per affrontare la partita comunque importantissima, è un altro scontro diretto, campo non facile, perché comunque l'Ascoli viene da una sconfitta e sicuramente vorrà riprendere il cammino e vorrà vincere lo scontro diretto, però sta a noi magari rendergli la vita difficile, perché la partita è importante anche per noi. Nonostante tutte le avversità, questa squadra è riuscita a conquistare 6 punti nelle ultime 2 partite e sabato giocherà questa sfida contro una formazione che avrà dalla sua un ambiente abbastanza polemico, che ha digerito poco la pesante sconfitta dell'ultimo turno. Potrebbe essere questa un'arma importante per voi in caso il Lanciano riuscirà a sbloccare subito il risultato. È chiaro che Ascoli è una piazza importante, è un bastone importante, e lì dove magari ci possono essere difficoltà iniziali, dove il pubblico comunque è un pubblico esigente e ha mal digerito, come hai detto giustamente, della sconfitta di Chiavari, sta a noi far sì che non prendano coraggio, che comunque il loro pubblico di portarla dalla nostra parte, nel senso che poi nel momento in cui il pubblico non dovesse aiutare la squadra diventa pesante per loro, e quindi è sicuramente una componente da sfruttare. Però è molto importante l'interpretazione che diamo alla partita, di far sì che magari queste difficoltà aumentino per loro, e anche se bisogna considerare che nella partita di Chiavari devo dire che i primi 20 minuti ha fatto molto meglio l'Asco, quindi non ci dobbiamo far ingannare dal risultato finale. Che Lanciano si presenta ad Ascoli, qual è la condizione generale della squadra? Ma la condizione è quella di una squadra che comunque arriva da una vittoria, una squadra che in questo momento non deve fare altro che pensare solo ed esclusivamente al campo, e ripeto, l'obiettivo lì dove 2 settimane fa ci avevamo dato già tutti per spacciati, quello che vorremmo che fino all'ultima di campionato riuscissimo a lottare e a rendere la vita cara a tutti quanti, e perché no pensare e cercare di ottenere quell'obiettivo importantissimo che può essere quello della salvezza. Nella vita niente è impossibile. L'ultima ad Aversa, la sua squadra continua però a perdere pezzi importanti. Ieri c'è stato l'addio di Mammarella, ha detto l'ex capitano del Lanciano che è stata però una sua scelta. Lei si aspettava la scelta di Mammarella, era stato informato e cosa pensa per quanto riguarda il possibile o i possibili sostituti? Come ho già detto la settimana scorsa, quando si parlava già di una possibile partenza di Carlo Mammarella, avremmo accettato qualsiasi decisione avesse fatto il capitano. Ha deciso di andare altrove, va rispettata la scelta di Carlo, va ringraziato per quello che ha dato in questi 8 anni qui a Lanciano. È chiaro che adesso Carlo gioca per un'altra squadra, quindi io devo pensare ai giocatori che ho a disposizione. In questo momento molto probabilmente in quel ruolo giocherà Di Matteo, quindi è un peccato perché abbiamo perso un gran giocatore, ma abbiamo perso un grandissimo uomo. Però ripeto, qualsiasi scelta abbiamo detto che lui avesse fatto andava rispettata, e quindi va rispettata. Poi le motivazioni sinceramente dovete parlarne con loro, con i diretti interessati. L'ultimissima, cosa manca adesso parlando di mercato alla sua squadra? Ma è la stessa cosa, cioè, non essendo arrivato quello che ho detto sabato dopo la partita, rimane associato, e nel momento in cui va via dei giocatori e vanno rimpiazzati, cioè, non è che si può stare solo, ci possono stare solo delle partenze. Numericamente sono andati via un centrocampista dove ne è arrivato uno solo, e in questo momento è andato via un terzino, quindi c'è da operare, perché numericamente in questo momento siamo in difficoltà. La società sa quello che deve fare, quindi è vero che c'è tempo per farlo, però è anche vero che è un mese importantissimo, queste partite sono fondamentali, quindi con la stessa velocità con cui ci sono state le partenze mi auguro che ci siano anche delle entrate.